Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz per un nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. Con voi ci sono questa sera, come sempre, Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, Ciao Rosario. bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera, bentrovati, è vero. Non auguriamo ancora Buon Natale, però. No, 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 c'è ancora un po' di tempo, prendiamocelo tutto. Sì. E salutiamo naturalmente Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net da Mestre. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Da Venezia, ciao Antonella, ciao a tutti alle Da 23. Venezia, Dio bon, mi scusi, eh. Da Venezia, con la X. Da Venezia, va bene Massimo. Massimo, prima di passare alla rassegna di Antimafia 2000, vogliamo dare ai nostri ascoltatori degli approfondimenti rispetto alle notizie che hai già lanciato in chiusura della precedente trasmissione? Sì, possiamo fare un riepilogo delle più importanti notizie che abbiamo dato. Quella che emerge, diciamo, in primo piano è dall'estero, ISIS nelle mani dei terroristi di Daesh. Ci sono armi provenienti da oltre 25 paesi del mondo, tra cui quelle esportate 10 anni fa da Serbia e Bosnia Erzegovina in Gran Bretagna e poi giunte in Siria e Iraq. Lo rivela un rapporto di Amnesty International riferito da un'emittente serba. Tra le armi usate dai jihadisti dell'ISIS, fucili americani M16, armi di precisione di fabbricazione austriaca e russa e armi automatiche cinesi e belghe, ma anche fucili britannici del 1914 usati nella Prima Guerra Mondiale. L'Italia non paga gli alimenti e c'è una prima condanna a livello penale. Dunque, condanna penale per non aver pagato gli alimenti. È successo a Milano in 5 anni dopo la separazione. Un uomo ha dato alla moglie solo 2.500 euro per mantenere i 3 figli minorenni, condannato a risarcire 97.000 euro e a 7 mesi di carcere per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È la prima volta che in sede penale viene quantificato il risarcimento dei danni morali, dice il legale, della donna. Per mantenere i figli, la donna ha fatto la badante e la domestica. Andiamo avanti con le notizie. Dunque, Varese, una donna di nazionalità albanese, è stata uccisa questa notte a coltellate al confine tra Cavaria o Cavaria e Gallarate in provincia di Varese. Aveva 32 anni. È stata colpita dal marito, un connazionale di 42 anni, mentre dormiva nel lettone. Accanto a lei c'era il figlio minore della coppia di 3 anni, la più grande. Dormiva in un'altra stanza. Il marito, che ha chiamato i soccorsi, ha confessato subito, ma non ha, come dire, non ha spiegato i motivi del gesto. Rimaniamo purtroppo sempre in tema. Milano, un uomo ha coltellato l'ex fidanzata per gelosia a Melzo, in provincia di Milano. La ragazza ventenne albanese è ricoverata in gravi condizioni, mentre il suo ex compagno, un 27enne albanese, è stato fermato per tentato omicidio. Poco dopo le 22 di lunedì, al culmine di una discussione, l'uomo avrebbe colpito l'ex compagna con il coltello. La giovane è stata trasportata d'urgenza al San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata. Dunque, abbiamo un aggiornamento delle notizie per quanto riguarda il maltempo. È in arrivo piogge con temporali sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta a partire dalle prime ore della giornata, con precipitazioni localmente anche molto intense, accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento su Sicilia e Calabria. Da notare che proprio in questi ultimissimi anni adesso viene usato anche il termine fulmini. Dunque, una situazione abbastanza, insomma, forte, una situazione che merita tutta l'attenzione, quindi cercare, insomma, di prevenire queste, potremmo oramai chiamare, anomalie climatiche, cercando di stare attenti ai bollettini meteorologici, non muoversi di casa in questi casi, cercare di ridurre l'attività il più possibile. Alle 22:06 non ho altre notizie per il momento, io vi restituisco la linea a voi. Dunque, Ugo Lombardi, Antonella Intranò, ben ritornata. E un saluto anche naturalmente alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno. A voi Bari.
Grazie Massimo, naturalmente se ci sono aggiornamenti siamo pronti a ridarti la linea. Bene, questa sera siamo purtroppo orfani del nostro Aaron Pettinari, il caporedattore di Antimafia 2000, che per ragioni professionali non ha potuto raggiungerci, per cui faremo la nostra solita rassegna della testata online antimafia2000.com. Grazie alla quale questa trasmissione comunque è stata realizzata e va in onda, e partiamo subito dalla home page segnalando l'editoriale di Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000, Wanted, consegnatelo, un editoriale interamente dedicato a Matteo Messina Denaro, boss assassino e stragista, come definito dallo stesso Giorgio Bongiovanni. A seguire, dopo l'editoriale del direttore, naturalmente, troviamo un interessante curriculum vitae di Diabolik Messina Denaro, gli omicidi, le stragi, la latitanza dorata e il cerchio che si stringe, a firma appunto di Aaron Pettinati, il caporedattore di Antimafia 2000. Vi consigliamo naturalmente la lettura, è un po' lungo, ce ne rendiamo conto, ma estremamente dettagliato, quindi questo consente di avere un'idea chiara sulla pericolosità del numero uno di Cosa Nostra, insomma. Poi ancora, passando alla rassegna dei titoli più importanti, Dai pentiti a Ciancimino, il contributo al processo d'appello Mori Obinu, terzo atto della requisitoria del PG Patronaggio, a cura sempre di Aaron Pettinari. Ancora di seguito troviamo Re Giorgio e la fattoria degli animali di Saverio Lodato, che cura anche una rubrica all'interno sempre di Antimafia 2000, che si intitola, la trovate in basso sulla destra più o meno a mezza pagina, Chi sono loro e chi siamo noi, la vera antimafia, la rubrica di Saverio Lodato, all'interno editoriali articoli del giornalista antimafia, collaboratore appunto di Antimafia 2000. Ancora a seguire troviamo 'Drangheta e cocaina, la parola d'ordine e cooperazione internazionale di Miriam Cucco, il pentito lo forte, faccia da mostro coinvolto nell'omicidio Agostino di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Perché siamo a Roma, articolo di approfondimento per rompere il silenzio su Nino Di Matteo, sempre relativo alla manifestazione che c'è stata a Roma il 14 novembre ultimo scorso. Ancora di spalla, Ingroia è l'utopia realizzabile di una società senza mafia. Varie firme di Antimafia 2000 hanno curato la realizzazione di questo servizio, che al suo interno contiene anche audio e video. Audio e video relativi alla presenza dell'ex PM al Festival dei Libri e dell'Informazione di Cormons. Scusate se la pronuncia non è propriamente corretta. Dunque, dalla proposta di legge per confiscare... Chiedo scusa, c'è qualcosa oggi che non va evidentemente. Non è la regia, qualcuno che viene da fuori. Che cosa c'entra tutto questo? Non c'entra niente, qualcuno ha messo la radio. E voi? Non io. No, qua da parte mia a Venezia è tutto regolare. Qui non vediamo assolutamente nulla. Perché qui non è tutto tranquillo, quindi sì, anche qui proviamo a sentire se arriva. È molto strana sta cosa, però vai. Però quindi continua. Sta arrivando di nuovo. Allora guarda, fermati Antonella, se c'hai la pagina web aperta, vedi che non ci sia qualche player attivato. Web, ma non vedevo nulla di aperto sinceramente. Aspettiamo un attimo, vedi che è andato via qualche cosa. Perché l'ho chiusa? Era dalla pagina web tua che arrivava. Quindi dalla pagina di Antimafia 2000. Sì, che c'è qualche cosa sotto. No, perché molte volte sai mettere quei player che partono con o video o audio, di informazioni, eccetera. Ci scusiamo con gli ascoltatori per questo piccolo incidente. E quindi vi parlavo dell'articolo di spalla, Ingroia e l'utopia realizzabile di una società senza mafia, interessantissima cronaca della partecipazione di Ingroia al Festival dei Libri che si è tenuto, come dicevo, a Cormons.
All'interno c'è naturalmente la cronaca con i video e l'audio. Di quello che è niente, allora io purtroppo non posso tenere la pagina web aperta, non vedo sì. nulla, ma parte la radio, Rosario. Sì, parte un video, un file audio. Adesso controllo anch'io, vado anch'io sulla rivista Antimafia 2000 e ti dico subito come la situazione. Massimo? Sì. Allora. Tu ce l'hai la pagina Antimafia 2000? Ecco qua, sono i cookie. Sentiamo un attimo se da me parte qualche cosa, perché così... Adesso ho la pagina di Antimafia 2000. Dove eri, Antonella, prima? Sulla homepage. La homepage. Ce l'ho anch'io aperta, ma non mi apre niente. E non vedo niente. Adesso. Non vedo assolutamente niente. Vabbè, ci riprovo, dai. Cerchiamo perlomeno di non perdere altro sì, tempo. Certo. Vediamo, dai. E questo no, neanche. Va bene, allora andiamo avanti. Quindi, scorrendo ancora la homepage di Antimafia 2000, passiamo alla sezione Mafia News. Pasquale Scotti, l'Italia dimentica di estradare il boss che rischia di tornare libero, di Armando Capezzuto. Nulla accade per caso, questa è una storia maledetta dove tutto si tiene. E questa è solo una coincidenza se il super boss, vediamo un po' se riusciamo ad aprire l'articolo senza far partire nulla, se è solo una coincidenza se il super boss 64enne Raffaele Cutolo, da 54 anni dietro le sbarre, di cui 34 trascorsi in isolamento e 23 in regime di 41 bis, ha deciso lo scorso 14 settembre di parlare ai consulenti della commissione parlamentare di indagine sull'affare Moro. Cosa ha raccontato il fondatore della nuova camorra organizzata da indurre i commissari a mettere il sigillo sulla segretezza dei verbali? Queste sono una delle domande che si pone l'autore Armando Capezzuto all'inizio dell'articolo che naturalmente vi segnaliamo trattando di il fondatore della nuova camorra organizzata. Poi ancora, Cosa Nostra, maxi confisca a imprenditore colluso con mafia. Sigillati i beni di Ferrante e del pentito Franzese di Antimafia 2000 e relativo all'episodio avvenuto a Palermo, naturalmente. Processo Emilia, corso contro il tempo. E intanto il ministro Del Rio è irrilevante la sede, per il ministro Del Rio è irrilevante la sede del processo di Sara Donatelli. Ancora andando giù, scorrendo, arriviamo alla sezione Terzo Millennio. Sinistra europea e i suoi inutili lamenti di Giulietto Chiesa. Crisi, mani in alto, questa è una rapina legalizzata, tra parentesi, di Simone Santini. Borsa Valori di Marco Travaglio nella sezione Guerre. Questo è pubblicato in Terzo Millennio. Nella sezione invece delle opinioni ci imbattiamo in Società Mafia, le sconosciute guerre di Davide contro Golia di Federica Fabretti. Attualità di Matteo, ci stiamo rassegnando, legislazione garantisce impunità ai collusi. All'interno anche il video dell'intervento del PM che, ricordiamolo, vive una situazione di grave pericolo a causa delle minacce rivoltegli dal capo dei capi da Torino, dal carcere di San Vittore, minacce delle quali naturalmente ci sono ampie registrazioni e intercettazioni delle conversazioni tra Rina e il pentito tutto pugliese e lo russo durante l'ora d'aria a loro concessa. Poi i risparmi perduti di tanti italiani di Nicola Tranfaglia, che parla naturalmente del salvataggio, caso clamorosissimo, forse il primo della storia, delle quattro banche che rischiavano naturalmente di dover chiudere i battenti. Nella sezione di La Tua, Associazione Rita Atria, solidarietà e sostegno ad Antonio Mazzeo. Il prossimo giovedì 10 dicembre alle ore 9 al Tribunale di Patti, Messina, Antonio Mazzeo, nostro amico e compagno di innumerevoli lotte
per la giustizia, la pace e i diritti civili, denunciando in tutte le sedi e in tutti i modi, con coraggio, ogni forma di illegalità, corruzione e infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione, dovrà affrontare la prima udienza del processo dal sapore kafkiano per diffamazione a mezzo stampa, scaturito da una querela presentata dal comune di Falcone per l'inchiesta pubblicata sul periodico I Siciliani Giovani, numero 7 di luglio-agosto 2012, dal titolo Falcone, colonia di mafia fra Tindari e Barcellona. Questo è un articolo pubblicato l'8 dicembre 2015, quindi ieri, che parla appunto della solidarietà che tutti noi vogliamo naturalmente far arrivare ad Antonio Mazzeo, che si accinge insomma a vivere questo momento abbastanza difficile della sua vita. Poi ancora abbiamo Camano Manca di Francesca Scoleri. Ancora ci vediamo a presentazione del romanzo L'erba nera della notte a Palermo il 10 dicembre, romanzo storico di Anselmo su Bernardino Verro, i fasci siciliani e le lotte contadine. Questo volume, come vi dicevo, verrà presentato il prossimo 10 dicembre, vale a dire domani a Palermo, alle 17:30 nei saloni del centro culturale Biotos, via 12 gennaio 2 Palermo. Non riesco purtroppo a evincere se l'ingresso è libero, credo di sì, comunque insomma per maggiori informazioni potete andare a consultare l'articolo di antimafia2000.com nella sezione, come vi dicevo, degli appuntamenti, quella più in basso, intitolata Ci vediamo a. Poi ancora abbiamo Roma brucia blues, Roma 10 dicembre alle ore 19:30 presso Lettere Caffè in via San Francesco a Ripa, numero 100 Trastevere. Poi ancora nella sezione eventi Mother India School, progetti itineranti, workshop individuale di fotografia con Shoba in India da dicembre 2015 a marzo 2016. Ancora di seguito nella sezione dedicata ad realizzata in collaborazione con Alternativa e Pandora TV, territorio, intervista a Maria Shadè, seconda parte. Alternativa, rimane poco tempo per rimediare al cambiamento climatico, da Pandora TV. Quella attuale è la prima generazione che può prevedere almeno parzialmente il futuro. Questo è l'incipit dell'articolo nella sezione dedicata ad Alternativa Pandora TV. Poi ancora la NATO si allarga, il Montenegro 29esimo membro dell'alleanza. Queste naturalmente sono le sezioni dedicate alla collaborazione con Giulietto Chiesa e con il movimento politico da lui fondato, Alternativa Politica, e con la sua rete informativa Pandora TV. Ancora in basso, come sempre, troverete tutte le recensioni, tutti i libri recensiti dalla redazione di Antimafia 2000, e segnaliamo null'altro che La verità di Giancarlo Caselli, Cuore di rondine del comandante Alfa, Avarizia di Emiliano Fittipaldi e Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, i due libri di fresca pubblicazione, di ultima pubblicazione, relativi alle tante camere oscure del Vaticano e delle attività in esso consumate. Ancora Operazione Emilia di Sabrina Pignedoli, Roma brucia di Pietro Orsatti, 'Ndrangheta Made in Germany di Giuseppe Lumia, Orfeo Notari Stefano, Riti criminali di Enzo Ciconte. Ancora nella sezione dedicata ai libri in primo piano troviamo ovviamente a firma di Nino Di Matteo e Salvo Palazzolo, Collusi, perché politici, uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia. Ancora 40 anni di mafia, storia di una guerra infinita, edizione aggiornata di Saverio Lodato, di Francesco Saverio Lodato. A Palermo per morire, i 100 giorni che condannarono il generale dalla Chiesa di Luciano Mirone,
Ancora in basso, Gaspare Mutolo con Anna Vinci. La mafia non lascia tempo, vivere, uccidere, morire dentro a Cosa Nostra. Il braccio destro di Totò Riina, si racconta, è un libro sicuramente questo molto molto interessante, vista poi l'esperienza umana di Gaspare Mutolo, che attraverso la pittura ha trovato il modo migliore per esprimere quello che con le semplici parole non può essere descritto, e cioè vivere all'interno di una organizzazione criminale oramai consolidata e sempre più affermata, quale la mafia è. Ed è qualcosa di sicuramente spersonalizzante, Ugo. Non pensi anche tu che sia difficile mantenere una propria identità? Forse si perde l'identità, se ne cerca una nuova. E il genotipo si adatta al fenotipo. In termini medici è un adattamento forzato, perché abbiamo una situazione che non è adatta a quel genotipo, e quindi subisce anche chi è costretto a farlo delle modifiche imposte da un ambiente che è stato naturalmente mortificato, insomma, danneggiato, vilipeso, insomma. Ma d'altra parte la mafia questo fa: uccide la personalità per rendere comunque l'affiliato o chi ha la sventura di finire imbrigliato nelle loro maglie un essere assolutamente incapace di un proprio pensiero, di una propria opinione, di una propria volontà. Questo perché manca lo Stato. Beh, se ci fosse lo Stato non ci sarebbe la mafia, quindi. Va bene, anche se abbiamo capito che ormai i due lavorano in stretta collaborazione. Ancora segnaliamo naturalmente il TG Porco di Sabina Guzzanti, che nonostante i 1000 bastoni messi fra le ruote continua la sua avventura. Bene, io credo di aver dato tutte le informazioni relative ai più importanti articoli pubblicati sulla testata giornalistica antimafia2000.com. Ricordo ai nostri ascoltatori naturalmente che è possibile effettuare l'abbonamento alla rivista sia cartacea sia in formato PDF. È sufficiente collegarsi al sito www.antimafia2000.com e troverete la sezione dedicata agli abbonamenti. Sarà facilissimo compilare il form, fare richiesta e ricevere naturalmente il primo abbonamento. Ora, Massimo, se tu hai degli aggiornamenti, noi ti passiamo la linea naturalmente. Sì, no, aggiornamenti non ce ne sono, o comunque di notizie che siano degne di rilievo. Stavo controllando, non ne vedo di, vediamo se c'è qualcosa qua, ad esempio qui nel televideo, vediamo se c'è qualcosa degna di ricordare. Beh, una sì, per quanto riguarda i migranti, 700 bimbi morti dall'inizio dell'anno. Ricordiamo recentemente altri 5 bambini annegati nel mare Egeo, questo purtroppo è una cosa terribile. Poi abbiamo gli Stati Uniti, dunque USA, capo Pentagono, siamo in guerra. Questo è, diciamo, la notizia che emerge proprio in prima pagina del televideo. Insomma, parlare di guerra adesso, con tutte queste armi nucleari che ci sono, insomma, ci fa alzare le antenne. Siamo attenti, cerchiamo di capire cosa pensano di fare questi signori qui, perché mi sa a me che per denaro uno addirittura impazzisce, è disposto a tutto. Ad esempio Putin dice: spero non servano armi nucleari. Vabbè, andiamo avanti. Visto che non c'è notizie particolari dell'ultimo momento, vediamo di dare uno sguardo alla nostra rassegna stampa, alla rassegna stampa della nostra testata televisiva online pianetaoggitv.net, che è diretta da sottoscritto. Abbiamo a taglio primo Pianeta Oggi Report, il settimanale che viene in onda anche in collaborazione con Radio Saiuz TV di Treviso, oltre che anche ad altre televisioni e radio terrestri, magari dopo le ricordiamo. In primo piano, dicevo, il settimanale con una intervista esclusiva al giornalista Hermes Pittelli,
di Pordenone, che ha avuto una lunga esperienza giornalistica, è stato per diverso tempo anche a Roma, insomma si è occupato di diversi argomenti legati anche all'ambiente, a quello che è, diciamo, la salvaguardia dell'ambiente. Quindi ecco che a noi ci interessa, ecco il motivo anche di questa intervista, ecco appunto il motivo per cui lui è stato ospite nella nostra televisione. Poi a seguire abbiamo i telegiornali di Pandora TV. Il primo, più che un telegiornale, è uno speciale. Dunque, che importanza ha per la NATO il Montenegro, l'ultimo degli stati formatisi in seguito alla disgregazione della Federazione Jugoslava, demolita dalla NATO con l'infiltrazione e la guerra? L'analisi di Manilo Dinucci in merito all'ingresso del Montenegro nell'Alleanza Atlantica. E qui vedremo appunto ascoltiamo la sua spiegazione. A seguire un'altra edizione del telegiornale di Pandora TV, che ricordo questi telegiornali vanno in onda anche su Radio Saiuz TV, oltre che anche su un circuito terrestre radio televisivo. Dunque, in questa edizione si parla: ora Mosca colpisce Daesh dal Mediterraneo, poi la resa dei socialisti e in fondo Al-Qaeda. Questi gli argomenti più importanti che vengono trattati in questa edizione del TG, ripeto, di Pandora TV di Roma. Poi abbiamo due articoli tratti da Antimafia 2000, processo Gheddafi, la Corte d'Appello ordina la scarcerazione, e a seguire poi Re Giorgio e la fattoria degli animali di Saverio Lodato, mentre il primo articolo è di Aaron Pettinari. Poi a seguire i due settimanali molto importanti di Pineta Oggi Reporter, dedicati alla grande manifestazione che si è tenuta a Roma il 14 novembre scorso. È un lungo speciale diviso in due parti. Nella prima parte abbiamo oltre a delle immagini, anche le interviste ad esempio ad Alessandra Celesia di Addio Pizzo, Giulia Sarti, Commissione parlamentare antimafia, Alfredo Russo della Scorta Civica, Adriana Agnani, sempre della Scorta Civica, e Elisa Fanelli, Popolo degli Ulivi. Questo in collaborazione con il circuito, sempre appunto con il circuito interregionale RTV, cioè Radio Televisione Terrestre, e altresì con online con Radio Saiuz TV e Rete 100 Passi di Palermo. Mentre nella seconda parte di questo grande lungo speciale abbiamo l'intervista a Salvatore Borsellino, Ferdinando Imposimato, ex magistrato, Antonio Ingroia, che non ha bisogno di presentazioni, Oliviero Bea, noto giornalista Rai, Saverio Lodato, giornalista di Antimafia 2000, Anna Vinci, giornalista e scrittrice, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, il vignettista molto famoso Vauro e l'attrice Loredana Cannata, che avete avuto anche modo di vederla proprio recentemente a lunedì sera, se non vado errato, su Rai 1, sul primo canale della Rai, in occasione di una fiction che trattava proprio anche tematiche abbastanza interessanti di antimafia, rispetto per la legalità. E sempre anche questa trasmissione, questo approfondimento è andato in onda in collaborazione con il circuito radio televisivo terrestre. Poi a seguire abbiamo un altro articolo in collaborazione sempre con Antimafia 2000, dal titolo Consegnatelo, editoriale di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Poi a seguire un altro telegiornale di Pandora TV di Roma, dunque ecco come Ankara finanzia Daesh. E qui c'è una edizione specifica su questo argomento. Poi ancora La strada per Parigi, intervento di Martin Lis al Roma Symposium, in vista della conferenza di Parigi. Pandora TV ha presentato questo intervento di uno dei massimi esperti internazionali sul cambiamento climatico, e qui noi vi abbiamo appunto voluto qui in homepage mettervi il video relativo. Poi c'è un comunicato stampa per quanto riguarda l'ufficio stampa Liberazione Animale, che informa le loro interessanti ed importanti iniziative per la tutela di questi poveri, io li chiamo fratelli minori, che dovrebbero essere rispettati al 100%, perché loro non danneggiano l'ambiente, loro non inquinano, anzi loro cercano di tenere l'equilibrio. Siamo noi uomini
che invece facciamo l'opposto, sempre per correre dietro al dio denaro, e stiamo distruggendo di fatto questo pianeta. Dal nostro paese, anche come società e tutto, cultura ha anche un discorso di più, diciamo, più fisico, quindi legato all'ambiente. Poi infine c'è un altro articolo dal titolo Argentina, Macri promette ai popoli indigeni la restituzione delle loro terre. Ecco, come avete capito, questi sono gli argomenti che la nostra testata porta avanti, perché la nostra linea editoriale è quella di dare spazio a tutti coloro che lavorano per la tutela della vita in generale, per la tutela della vita del nostro pianeta. Alle 22:31 io non ho altre notizie dell'ultima ora che possono essere degne di rilievo, vi restituisco la linea a voi. Ugo Lombardi, Antonella Entrino. Bene, grazie Massimo. Considerato che abbiamo fatto un'ampia panoramica delle notizie più importanti pubblicate su antimafia2000.com, non ci resta altro che ringraziare tutti gli ascoltatori per la gentile attenzione, darvi appuntamento mercoledì prossimo alle 18:30 con il primo appuntamento sempre su Radio Saiuz con Spazio Aperto, e alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie a Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net da Venezia, grazie a Rosario Moreno per la sua regia da Treviso, e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte da Venezia, a presto.